Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi volevo parlare insieme a voi di alcuni concept che ho trovato in giro cercando per la rete relativi a Clash Royale. Che cosa sono i concept? Cronkset, Xyuder, che cosa sono? Praticamente ragazzi sono delle idee di gioco che vengono proposte direttamente agli sviluppatori di Supercell. Tra queste ragazzi ne arrivano veramente tantissime ogni giorno. Ne ho trovate 4 che sono secondo me meritevoli di essere viste e commentate insieme a voi, soprattutto per sapere voi giocatori che cosa ne pensate, perché vi ricordo sempre ragazzi, alla fine della fiera siamo noi che possiamo modificare il gioco, basta solo fare tante richieste uguali di un tipo, di un'introduzione, di un qualcosa che si vuole, e bene o male ragazzi abbiamo già visto per parecchi giochi, tra cui Clash Royale, che le richieste, quando sono sostenute da tanti giocatori, vengono il più delle volte ascoltate. Quindi ragazzi non sbrodoliamoci, perché dobbiamo andare avanti, andiamo subito a vedere il primo metodo di gioco. La modalità senza ponti ragazzi, un nuovissimo concept di gioco che tranquillamente avrebbe più senso a parer mio, ma anche a parere di un bel po' di persone, rispetto alla modalità touchdown, che per quanto possa essere bella su Clash Royale, diciamo non rispecchia proprio lo stile di gioco. In che cosa consisterebbe ragazzi? Praticamente si gioca esattamente come siamo abituati a fare, solo che il campo di gioco è diviso completamente dal fiume. Quindi ragazzi, state vedendo anche alle mie spalle sempre una concept art fatta in modo scusate, da farvi capire un pochettino come possa essere strutturata la cosa. Si giocherebbe in questa modalità costruendo noi il nostro deck, e già qua io assolutamente sono d'accordo, e come vedete ragazzi non si possono utilizzare le truppe di terra perché andrebbero appunto a cadere nell'acqua. Bisogna supportare al 100% le truppe volanti. Può sembrare una stupidaggine, ma secondo me ragazzi è un'ottima, ottima idea. Questa ragazzi era una modalità, e adesso invece voglio farvi vedere 3 nuove carte davvero, davvero molto interessanti. Il barile vuoto. Non pensate che sia una cagata ragazzi, è una cosa geniale, potrebbe essere tranquillamente una nuova, nuovissima carta troll che andrebbe secondo me inserita in Clash Royale per cominciare a dare una sfumatura un pochettino più ironica alle partite. Ed effettivamente ragazzi questa è una componente che manca tantissimo nel gioco. Che cosa consiste il barile vuoto? Come sempre qui dietro di me state già capendo tutto ragazzi, è una carta che costa 1 di elisir, è esattamente identica al barile goblin, ma quando noi lo lanciamo proc si apre e non fa nulla. E tu dici, Xyuder, sei bevuto il cervello col limone, cosa cacchio serve? No, è geniale ragazzi, è geniale perché l'avversario vede il barile, potrebbe andare a sprecare elisir sul nostro barile. Immaginate solo utilizzarlo con il barile vero, secondo me ragazzi è tanta tanta roba.
Prima di andare avanti a vedere le altre due carte, ragazzi, qua mi sono fatto un mazzo così per farvi questo video super pollicione in su, che non vi costa niente, e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Andiamo a vedere la carta numero 2. Il doppio cannone, ragazzi, guardate e ditemi che non ci sta, anche perché è una vita che non ci danno più una nuova struttura, ragazzi. L'ultima fu la fornace oramai l'anno scorso, ragazzi. Doppio cannone costerebbe 5 di Elisir e avrebbe la potenza e la velocità di 2 cannoni messi assieme. Potrebbe davvero risultare un edificio importantissimo, tipo un arco X, diciamo, come velocità di sparo, ma con un range come quello di un cannone. Ovviamente non può andare a colpire le truppe aeree, ma questo doppio cannone, ragazzi, garantirebbe potenzialmente un counter perfetto per i tank gigante, golem, scheletro gigante. Una velocità almeno il doppio più veloce di quella del cannone, un danno neanche per forza esagerato e sicuramente un bel po' più di salute. Meno di una torre bombardiera, però comunque qualcosa che faccia veramente valere la pena di spendere 5 di Elisir. Doppio cannone, ragazzi, era la seconda delle tre carte che volevo farvi vedere. Preparatevi, perché l'ultima è veramente una gran figata. La centrale degli scaricuccioli, se volessimo, diciamo, convertire il nome dall'inglese all'italiano, ragazzi, è una figata. Sarebbe un edificio che genera ogni tot secondi degli scaricuccioli, ragazzi. Voi lo sapete che io ho una certa debolezza sia per i gianduiotti che per gli scaricuccioli, perché secondo me sono una truppa fortissima, soprattutto adesso che possono anche colpire i bersagli aerei. Io credo, ragazzi, che debbano, con questo nuovo update che arriverà nei prossimi mesi, regalarci un nuovo edificio. Una struttura deve essere inserita in Clash Royale. E secondo me, ragazzi, o la caverna dei pipistrelli, e qua ve la dico così, che dovrebbe costare tipo 3 per dire, o la centrale degli scaricuccioli potrebbe veramente fare la svolta di nuovo per l'ennesima volta al meta game. Beh, ragazzi, questo era un video molto molto particolare su 4 nuovi concept che si potrebbero veramente inserire in Clash Royale. Io spero tantissimo, ragazzi, che il video vi sia piaciuto. Ve lo ricordo sempre di mettere un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto! Ciao!